una raccolta di storie, testimonianze e documenti per condividere insieme la memoria della Shoah. Così il sito della provincia di Roma creerà una banca della memoria per non dimenticare. Inoltre, dal viaggio che gli studenti hanno fatto insieme agli insegnanti, nascerà una rete di amicizia che anche grazie a Facebook terrà in contatto tutti quelli che hanno partecipato alla visita nei campi di concentramento. L'obiettivo è tenere viva questa esperienza anche dopo il ritorno alla realtà di tutti i giorni. Sempre per i giovani, il 4 giugno prossimo la provincia di Roma organizzerà per gli studenti delle superiori un concorso sulla memoria, mentre il 31 luglio, quando Primo Levi avrebbe compiuto 90 anni, ci sarà una grande celebrazione nel quartiere ebraico di Roma.